Eh sì, 40 anni fa, alle 2 di notte, mi hanno arrestato, hanno sparato sul portone di casa e mi hanno caricato in maniera violenta sopra le loro macchine e mi hanno portato via nella cella di isolamento della caserma di 100 celle, dove per 3 giorni in pigiama sono rimasto senza mangiare, ma soprattutto senza fumare. Era il 20 maggio 1980. Tutto sarei immaginato potesse essere successo in questi 40 anni, meno quello che è successo. Ora sono qui. Direte voi con la barba bianca, ma chi se ne frega. Sono qui senza mio padre, senza mio figlio, senza qualche amico, ma anche senza nostalgia per quel comunismo per cui ho combattuto, che non è arrivato, ma per cui è valsa la pena combattere, farsi anche quella che chiamano galera. Ma la galera non è la cosa più brutta, e non è neanche la cosa, è il momento in cui uno ha meno libertà, perché dalla galera si può uscire con il pensiero, con la voglia di combattere, con la voglia di evadere, di trovare ogni momento per evadere. Dal carcere mentale, dalla restrizione culturale e ideologica non possono uscire. Possiamo uscire solo noi che non ce l'abbiamo avuta, mai. Nessuna nessuna privazione della libertà di pensiero ci è mai passata neanche per la mente. Quindi, viva la libertà e grazie alla vita. Grazie alla vita che ci rimane da vivere liberamente.